it was not easy for these women to contribute any money because they have to go to China, they have to go for file. It's very hard. It was only 300 shillings, which is like $2, around $2. They were not able to contribute to the group so that we can register ourselves as a group. Ah, ok. E, diciamo, fra le donne che volevano creare questa comunità non c'era nemmeno fra di loro con tutto, diciamo, l'apporto che volevano fare, ma il gruppo che volevano creare, loro stesse non avevano i soldi per mettersi di acquistare, di fare un'associazione, di fondare un'associazione. Quindi non c'era un riconoscimento legale. Then we started making the deals and we sell on the road. E quindi ovviamente con i gioielli hanno cominciato a mettere da parte un po' di soldi. So it was not working because even men are there and we were competing with these men. So when the tourists stopped, so everybody said this one, and we put on the face of the tourists and they ran away because they are afraid, they are foreigners, they can't buy because of we are many and they jump on their cars to go. So you didn't say, we can't sell because of they are afraid, you know. The kids? No. Loro ovviamente si sono preparati per fare questi momenti. Because we just stop them. You know, we put on the face, yes. So yeah. They can't buy, you can't see what going on. Okay. So quindi ovviamente fanno talmente tanto di quel caos intorno a quei turisti che vengono, che loro si scappano impauriti perché si ritrovano circondati. Yeah, this one, everybody. Okay. So you know, foreigners are afraid. So we push them and then they run away. And when we go to sell, then the men are there, okay. So they take away money from them. Ah, perfetto. Quindi dopo che diciamo tutto questo tentativo di vendita va a cattivo fine, vengono gli uomini e ovviamente si rubano tutti i monete, come abbiamo visto anche nel video. They beat the women and they take the money away. Le picchiano e prendono i soldi e tutto quello che c'è da prendere. After that, we decided what can we do because even when we want to do the meeting, we can't get all the members. So somebody is sick, the child is sick, we don't know she's sick, we don't know what's happening with her. So we cannot have that meeting because of we are not living together. Anche nella preparazione degli incontri che avevamo per decidere cosa fare, non riuscivamo ad avere un contatto fra di noi, per cui se qualcuno era assente non potevamo nemmeno sapere perché, se stava male, se stava male. These women also have problem with our own men because you know, as a woman, if you don't in our community, if you don't have a man with you, so you are not safe. So other men will come, they rape you in that house, they rob you, they take what you have, and they do many bad things to you because you live alone. Ovviamente diciamo le donne sono molto legate agli uomini, se sei una donna senza il tuo compagno sei fragile e ovviamente diciamo riceverai violenze dagli altri uomini. So we decided to come and say let us form our own village. Quindi diciamo abbiamo pensato di accorparci insieme per fare un... That's how now we have come to form our village. Questo è come siamo poi a questo punto riusciti a fare il villaggio. So that we can have this security to each other. We will know you are sick, we will know you are not sick, you are shy, sick, and we take care of each other and we become security to each other. Ci siamo accorpate insieme e quindi ovviamente riusciamo a comunicare molto meglio fra di noi e siamo anche molto più sicure ora perché l'una sa dell'altra dov'è e come si trova. Insomma. È un villaggio, quindi ovviamente le donne stanno più sicure. So we decided we went and we found the place around our area. Abbiamo trovato un terreno vicino alla nostra zona che potevamo. We built our houses. Abbiamo costruito le case. The men were watching us and they think we were stupid women. E gli uomini pensavano che loro fossero donne molto stupide. They were just laughing at us and we didn't care. We were just building our houses. E loro ridevano, però noi ci costruivamo le case. With a lot of problem, no food, nothing, some are sick, we just make it, we go down because no food, we are... Senza manco mangiare, senza nessun tipo di preoccupazione, perché volevano soltanto costruire queste case, andare a dormire e costruire le case. But after, we started having
tourists coming to after we finish. Ah, però beh, alla fine ai turisti piaceva come e quindi cominciarono a venire a vederla. And we started when we are only 15 women. All'inizio erano solo 15. The other women were afraid because it's unusual village. We are not supposed as women to go and make a village. E tutte le altre donne erano molto preoccupate perché le donne ovviamente non si suppone che debbano fare una cosa del genere. So when the tourists started coming to our village, we started selling our jewelries. They were not scared. No, because we are organized, they come to the village and we put our things. Ovviamente nel villaggio diciamo tourists like to go around and have their things and buy what they want. Nel villaggio la vendita dei prodotti era organizzata molto meglio, per cui i turisti finalmente avevano tempo di venire, guardarsi intorno, vedere diciamo con calma le cose, invece prima era tutto più assomigliava a una pressione, perché non c'era un territorio in cui potessero fare. Then when we sell, we share, all of us, we share what we have. We buy food, we buy somebody who's not good, we buy fabrics. E quindi con i soldi della comunità poi si comprano i generi necessari, insomma. And at that time we look very old because we were hungry, we don't have food. But that time when we started selling our jewels, we become back to our age. The other women become young, they start to look young and good. Da che diciamo sembravamo molto stanche e provate, piano piano diciamo la situazione è migliorata, abbiamo ritrovato la nostra bellezza. Then the men start seeing, oh, these women are making e quindi nice. Ovviamente gli uomini cominciavano a guardare nice. Molto interessati a quel punto. So they started bringing problems. Ah, e quindi vennero nel villaggio a dare problemi. And then they said we have given women where to come and want the land and this is not good. Quindi ovviamente loro che erano arrivate fino a lì a comprarsi la terra con i propri soldi che tenevano non era una cosa buona che ci fosse. So we don't sleep, we don't sit down every time, they beat us, we run, at night they come, they want to rape us. Ci picchiano, la notte vengono, ci vogliono stuprare e quindi non cerchiamo because di tenere. Because they have seen we are starting making our life. Sì, posso intervenire? Lei ha raccontato prima che praticamente nella formazione di questo villaggio, di questo gruppo di sovrettine, hanno avuto molti problemi perché ovviamente la cultura era quella che le donne fossero assolutamente stupide e non si potessero comunque emancipare, per cui comunque questi uomini andavano in continuazione a violentarle, a picchiarle, a portare comunque una sorta di violenza e di problema. Io sono andata avanti, però lei mi ha detto non abbiamo una vita tranquilla perché dobbiamo stare sempre su chi va là, nel senso che noi facciamo i turni per dormire, c'è sempre qualcuno che veglia, per fortuna i figli, perché i bambini che si sono portati con loro sono cresciuti e quindi di conseguenza essendo più grandi, essendo maschi, possono in qualche modo opporsi a queste incursioni. Dice comunque noi ci dobbiamo dare il cambio, perché all'improvviso arrivano, il suo stesso marito è ancora sposato anche se si sono allontanati, ha un posto di rilievo nel governo e quindi praticamente è una persona potente, arriva lì con altra gente e quindi niente, continuano comunque a picchiarle, continuano a creare problemi. E loro hanno organizzato proprio un tempo di turisti, hanno proprio organizzato, quello di cui lei sta parlando, è proprio una cosa organizzata per i turisti, per dormire là, per visitare i villaggi, per stare nei dintorni, perché vicino hanno la Salvador National Reserve, cioè un camp dove fare un parco dove si fanno i safari. E quindi di conseguenza con questo stanno facendo dei fondi, dei soldi. E a questo punto alcuni uomini hanno pensato, ok, ne approfitto e vado anche io a guadagnare qualcosa. E quindi hanno degli uomini che lavorano per loro, come abbiamo visto nel filmato. Altri invece, non volendo accettare che delle donne abbiano creato una tale situazione, praticamente insistono ad andare a picchiarli e a creare problemi. Quindi la loro situazione è comunque molto difficile e lei per questo è dovuta
si è dovuta trasferire a Nairobi perché il marito la minaccia di morte ed essendo un uomo del governo lei è in pericolo di vita. Questo è il mio problema. Your special